Oggi si festeggia San Norberto, il peccatore convertito. Ecco, Norberto, nome che significa uomo illustre del settentrione, questo è il suo significato. Nasce intorno all'anno 1080 a Xanten sul Reno, da nobile famiglia dei De Genneppe, vassallo dell'arcivescovo di Colonia. Ecco, presto diventa canonico e il giovane è un po' un ragazzo ambizioso, percorre tutti i gradini della carriera fino ad essere membro della corte dell'imperatore Enrico V. Siamo in piena lotta per le investiture e l'imperatore era stato scomunicato. L'ambiente della corte non è certo il massimo per chi in quei tempi di facili tentazioni veste l'abito religioso. E sebbene i papi e i vescovi facciano l'impossibile per osservare e mantenere le regole dell'osservanza religiosa e anzi si raccomandino affinché i sacerdoti siano di esempio, esempio di comportamenti di inattaccabile rettitudine. Questo nella realtà non succede. Così come capiterà anche al nostro Norberto, poi santo. Quella che si vive nei palazzi nobiliari è una vera e propria dolce vita, con tutto il significato che questo comporta. Norberto tiene troppo i suoi privilegi per prendere posizioni precise. E così un giorno per strada, improvvisamente, è come colpito da un fulmine che gli fa perdere i sensi. Sopravvive davvero miracolosamente e Norberto considera questo episodio un paterno ammonimento del Signore. Da quel giorno la sua vita allegra è davvero giunta alla fine. Norberto, deciso a cambiare vita, si ritira in monastero. Sceglie così di impegnarsi contro il malcostume dilagante, ma per arrivare ad ottenere ciò che ha in mente capisce che deve iniziare a lavorare dalla base, cioè dai suoi colleghi deviati. Si convince che solo formando i pastori si avrà la sicurezza che il gregge non correrà nessun rischio. Ordinato sacerdote a Colonia, Norberto comincia a predicare. Nel suo peregrinare, sempre a piedi scalzi, di città in città, il nostro Norberto entra a Laon in Francia, dove, dopo aver raccontato al vescovo le sue vicissitudini, ottiene un appezzamento di terra dove si stabilisce con alcuni dei suoi seguaci. Convinto assertore della riforma gregoriana, Norberto passa di città in città ed esorta alla purezza dei costumi, all'obbedienza alle autorità religiose e soprattutto esorta alla pace civile, tanto da meritare da tutti l'attributo di angelo della pace. Neppure un anno dopo, dalla comunità prende corpo un nuovo ordine. Incoraggiato dal Papa, fonda un cenobio da cui irradiare la riforma, lo spirito della riforma. Nel 1121, con 40 compagni, si inferma a Prémontré presso Soissons, in Francia. Qui dà vita all'ordine che viene poi chiamato Ordine dei Premostratensi, dal nome del luogo nel quale si formò la prima comunità. In questa comunità si pratica la regola di Sant'Agostino, unita al motto benedettino Ora et labora, prega e lavora. I monaci vestiti di bianco si moltiplicano, tanto che li chiamano i padri bianchi. L'opera si diffonde con la fondazione di monasteri doppi in cui religiosi e religiose hanno in comune sia la mensa che le preghiere. Papa Onorio II nell'anno 1126 lo nomina arcivescovo di Magdeburgo, cuore cattolico dell'impero e anche porta dell'Est. Norberto si adopera per la riforma tra il clero e manda i suoi premostratensi tra le popolazioni pagane dell'Europa orientale. Portano l'agricoltura in terre abbandonate, bonificano le paludi e, pagando con centinaia di morti purtroppo,
riescono ad espandersi anche nei territori palestinesi. Quando nell'anno 1126 Norberto viene nominato arcivescovo di Magdeburgo, come abbiamo visto, non immagina neppure che di lì a poco l'Europa verrà scossa da una inarrestabile ondata di lotte fratricide anche all'interno della stessa Chiesa. Ricordiamo che nel 1130, alla morte di Onorio III a Roma, sono addirittura insediati due papi, Innocenzo II e il protestante Anacleto II. Dalla Germania scende il re Lotario III, che vuole essere incoronato da uno dei due papi già insediati. E allora Norberto decise ovviamente di schierarsi con Innocenzo II, vivacemente sostenuto anche da San Bernardo, e contribuisce così alla soluzione dell'incoronazione. In cambio, Norberto riceve un migliore sostegno per proseguire con la sua opera di evangelizzazione anche in Germania, non senza difficoltà ovviamente, vince l'imbarazzante scisma, restituendo l'unità della Chiesa. Norberto muore a 50 anni nell'anno 1134. Durante la Riforma, il suo corpo viene trasportato a Praga, dove nel 1626, quindi molti secoli più tardi, è trovato ancora intatto. Patrono della Boemia è invocato come il protettore delle partorienti. E allora noi oggi, nel giorno di San Norberto, rivolgiamo a Dio la nostra preghiera con le parole di Giovanni Paolo II. Trinità Santissima, beata e beatificante, rendi beati i tuoi figli e le tue figlie, che hai chiamato a confessare la grandezza del tuo amore, della tua bontà misericordiosa e della tua bellezza. Padre Santo, santifica i figli e le figlie che si sono consacrati a te per la gloria del tuo nome. Accompagnali con la tua potenza, perché testimonino che tu sei l'origine di tutto, l'unica sorgente dell'amore e della libertà. Ti ringraziamo per il dono della vita consacrata, che nella fede cerca te e nella sua missione universale invita tutti a camminare verso te. Salvatore Gesù, Verbo incarnato, come hai consegnato la tua forma di vita a quelli che hai chiamato, continua ad attirare a te persone che per l'umanità del nostro tempo siano depositarie di misericordia, preannuncio del tuo ritorno, segno vivente dei beni, della resurrezione futura. Nessuna tribolazione li separi da te e dal tuo amore. Spirito Santo, rendi le persone consacrate certe di essere state prescelte per amare, lodare e servire. Fa gustare loro la tua amicizia e la tua gioia. Aiutale a superare i momenti di difficoltà e rendile specchio della bellezza divina. Dà loro il coraggio di affrontare le sfide del nostro tempo e la grazia di portare agli uomini la benignità e l'umanità di Gesù Cristo, il Salvatore. Amen.